Per raggiungere un porto dobbiamo navigare, navigare, non restare all'ancora, ma navigare e non andare alla deriva. Tra il Canton Ticino e la Regione Lombardia, senza dimenticare anche la Regione Piemonte, le zone di confine in primo luogo, deve nascere un'alleanza strategica di tipo politico ed economico. Siamo due territori con caratteristiche e problematiche simili e siamo confrontati alle medesime sfide, ad esempio quella dell'invecchiamento della popolazione e del calo demografico. È impensabile continuare a rubarci la manodopera. Rivolgiamo subito pertanto un caldo invito alle autorità ticinese e a quelle italiane affinché si possa finalmente superare la logica della frontiera per abbracciare una logica costruttiva che permetta ai rispettivi territori di porre le basi del benessere futuro delle nostre popolazioni. In primo luogo, poniamo la questione del pericolo di una possibile deindustrializzazione del Canton Ticino. La dismissione parziale di attività e il loro spostamento al di fuori del Ticino non è più un'utopia. Anzi, esistono già pianificazioni di collocazioni altrove. Stiamo parlando di un orizzonte dei prossimi 3 a 5 anni. Che cosa chiediamo allo Stato di fare? Lo Stato siamo prima di tutto noi, cittadini e imprese. Abbiamo certamente comprensione per i decisori istituzionali e politici, ma allo stesso modo delle imprese, anche loro sono chiamati a trovare le migliori soluzioni, a costo, aggiungo io, di giocarsi parte del consenso elettorale. Garantire l'approvvigionamento di energia nei prossimi anni, perché senza energia l'economia si ferma, a prezzi che siano ancora sostenibili, soprattutto da parte di un tessuto di piccole e medie imprese. L'approvvigionamento di energia in maniera continua non è per noi industriali negoziabile. Rivedere a livello nazionale la strategia energetica 2050, pur mantenendo gli obiettivi di salvaguardia del clima e di riduzione delle emissioni inquinanti, aprendo la porta alla costruzione in futuro di centrali nucleari di nuova generazione e potenziando la produzione di energia attraverso le fonti rinnovabili e l'idrogeno. La proposta di piano energetico e climatico cantonale segue il filone della strategia energetica della Confederazione e si pone degli obiettivi di produzione di energia che sono, a nostro giudizio, illusori e difficilmente realizzabili. Un ritorno alla realtà è assolutamente necessario. Mantenere le tempistiche della riforma fiscale cantonale in vigore, quindi non rinviare la riduzione dell'aliquota sugli utili dell'attuale 8% al 5,5% dal gennaio del 2025. Procedere alla riforma della legge tributaria cantonale, riducendo l'aliquota massima e riformare l'imposizione fiscale del capitale di previdenza. Riformare l'imposizione fiscale sulle successioni aziendali e spingere l'utilizzo da parte delle aziende degli strumenti fiscali a favore degli investimenti nell'innovazione permessi dalla riforma fiscale federale. È necessario un potenziamento dei servizi e degli investimenti pubblici, oltre che di quelli privati, a sostegno dei processi di innovazione nelle aziende. Aprire un tavolo di confronto e discussione fra imprese, Stato, studenti e famiglie, per lavorare al cantiere della scolarità obbligatoria e della formazione professionale. Lo scorso anno, in questa Assemblea, presentavamo il nostro piano strategico per lo sviluppo economico del Canton Ticino, che abbiamo denominato Ticino 2032. Uno dei nostri obiettivi era
ed è quello di aprire un dibattito tra le forze vive della società ticinese. Intanto il nostro piano strategico è in fase di approfondimento, allo scopo di produrre proposte concrete e applicabili, oltre a quelle già indicate. Esso comunque ha già portato a fare delle riflessioni a livello politico, suscitando reazioni nel territorio. Pensiamo solo all'anticipare dell'insegnamento delle lingue straniere nella scuola obbligatoria. In politica serve certamente il consenso, ma pure il coraggio di fare. Il consenso lo si costruisce con scelte sì ponderate, ma allo stesso modo coraggiose. Lo sappiamo, fare delle scelte può voler dire rischiare, ma le sfide alle quali siamo confrontati sono enormi e richiedono risposte e proposte che vengono al di là della gestione contingente. Dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio ci aspettiamo nella nuova legislatura l'elaborazione di una visione, se non già esistente, la definizione di una missione, gli obiettivi che si intendono raggiungere e la strategia per realizzarli. Se c'è bisogno, noi ci siamo. L'economia si riforma in continuazione per adattarsi alle nuove situazioni. Lo Stato invece sembra agire utilizzando strutture e modi di procedure definiti nei passati decenni. Ma nel frattempo il mondo è cambiato e una parte del benessere è venuta meno. Sono passati poco più di 30 anni dalla famosa riforma del Lago d'Orta, nella quale il governo cantonale di allora definì un riassetto parziale della struttura decisionale e amministrativa dello Stato. Da lì, più niente o quasi. Ebbene, oggi pensiamo che anche lo Stato debba tornare a fare i compiti. Ben inteso, non che nel frattempo non siano state fatte delle riorganizzazioni, in particolare a livello amministrativo, ma bisogna agire anche e soprattutto a livello politico. Valutazione di una modifica del sistema elettorale, per esempio, maggioritario, o all'eventuale introduzione di una soglia di sbarramento per accedere al Parlamento e garantire l'operabilità, rotazione dei dipartimenti e dei quadri dirigenti, eventuale nuova ricomposizione dei dipartimenti stessi per sostenere il processo delle riforme. Non si tratta però solo di spostare persone e uffici, bensì di agire con una mentalità e un approccio che consideri il cittadino e le aziende contribuenti come propri clienti. Oggi il Cantone Ticino spende oltre 2 miliardi di franchi all'anno per sostenere la spesa sanitaria e sociale. Un altro miliardo di franchi serve per l'educazione e la formazione. Resta 1 miliardo circa per tutto il resto. Nessuno mette qua in discussione l'aiuto a chi ne ha più bisogno ed è in difficoltà. Ma non c'è assolutamente, secondo noi, proporzione rispetto alla spesa dedicata al sostegno all'innovazione o alla promozione economica del territorio. Per quest'ultima chiediamo strutture dedicate e credibili, magari definite sulla base di un partenariato fra pubblico e privato. Per il sostegno all'innovazione non è certo una novità se ribadiamo che tanti altri cantoni sono molto attivi su questo fronte, con scelte e investimenti importanti. Abbiamo bisogno di maggiore sostegno all'innovazione e si tratta di fare delle scelte. Ebbene, riteniamo che gli investimenti nell'innovazione debbano avere la precedenza rispetto ad altri investimenti pubblici. Non accetteremo pertanto una riduzione immotivata dell'impegno pubblico o, peggio, uno smantellamento in questo senso. Siamo invece disponibili a discutere con lo Stato quali sono le riforme più adeguate di sostegno all'innovazione a fronte dei cambiamenti emerso dopo la pandemia. È un segnale che indirizziamo anche al nuovo Parlamento cantonale che si è appena insediato. In quest'ottica, considerato che il nuovo Parlamento dovrà presto votare il nuovo credito quadro della legge per l'innovazione economica, legge peraltro che noi continuiamo a considerare
penalizzante e inadeguata, vorremmo ribadire che oltre alle aziende start-up non bisogna dimenticare di prestare grande attenzione anche alle imprese esistenti insediate da tempo sul nostro territorio, che costituiscono l'ossatura vivente della nostra economia. Se vogliamo alzare il livello di competitività delle imprese e raggiungere margini di guadagno tali da permettere di offrire condizioni quadro ancora più dignitose, non c'è altra strada da percorrere che quella del potenziamento dell'innovazione nelle imprese, in tutte le imprese, e della formazione del personale. Quindi, anche sulla scuola bisogna investire, così come sul miglioramento della mobilità, tornando anche finalmente a sviluppare un aeroporto di Lugano degno di questo nome. Abbiamo già ribadito che siamo disponibili a discutere di dove trovare le risorse necessarie, ma a patto che lo Stato mostri il suo disegno concreto e credibile di progresso del cantone. Avrete capito, gli industriali chiedono chiarezza e impegno, non solo alla politica, bensì anche a loro stessi e al territorio.